Ciao e bentornati. Nel video precedente abbiamo visto come partire da zero ed arrivare eventualmente ad avere in mano un prodotto finale ben confezionato, andando a seguire in maniera più o meno logica un eventuale percorso composto da punti da seguire per compiere un processo nella maniera più consona possibile. Quindi se siamo arrivati a questo punto, punto in cui abbiamo in mano un prodotto confezionato e pronto da dover essere immesso sul mercato, anche in questo frangente possiamo seguire una scaletta di punti più o meno logica da seguire per cercare di posizionarci al meglio, soprattutto all'inizio, all'interno del mercato. Ci tengo subito a precisare che anche questo video sarà molto semplice e diretto. Non andremo a vedere i punti nello specifico, ma mano a mano, anche con i video successivi, cercheremo di entrare sempre più all'interno di questo argomento. Se la nostra macchina produttiva quindi è ben oliata e a rodaggio e abbiamo a disposizione il bel prodotto finale, ovviamente mi riferisco a nuove e piccole realtà, non a realtà già fermate sul mercato, possiamo cominciare a sondare qui e lì quali possono essere ovviamente le strade da percorrere per arrivare all'eventuale cliente finale. Sia se si tratta di chiocciole da gastronomia, quanto di agrumi, quanto magari di bevande energetiche o quant'altro, la vendita di un prodotto, soprattutto all'inizio, deve seguire determinati step abbastanza standardizzati per ovviamente riuscire a scalare il mercato e riuscire ad arrivare ovviamente ai primi clienti, soprattutto poi oggi nell'era ovviamente del digitale. Anche in questo caso, come primo punto da cui partire e dal quale non si può sfuggire e farne a meno, è quello, ed è molto importante, della scelta del nome del brand che vogliamo dare o alla nostra azienda o ovviamente al prodotto finale che andiamo a posizionare sul mercato. La scelta del brand è molto importante come nome, perché il nostro brand deve raffigurare la nostra realtà tra virgolette aziendale dal punto di vista della vision, della missione che vogliamo andare a compiere all'interno del mercato. Non dobbiamo guardare il nome del brand solo come prodotto finale da porre sul mercato, ma dobbiamo mostrare il nostro brand come un qualcosa di forte che si differenzi ovviamente da un'eventuale concorrenza, ma più riferita alla nostra immagine di azienda, alla nostra visione che possiamo avere del mercato differente da un'eventuale concorrenza, e solo con una posizione forte della nostra immagine di brand sul mercato allora possiamo cominciare a posizionare l'eventuale nostro prodotto in maniera adeguata. Quindi come primo step cercate di realizzare un'immagine di brand che vi rappresenti in pieno. Come secondo punto, e questo lo voglio dare come consiglio spassionato, mi raccomando, ed magari scrivetelo in un foglio ed appendetelo in casa così che vi rimanga in mente il più possibile, è questo: cercate di avere in mano, soprattutto all'inizio se siete piccoli e ovviamente sconosciuti, di avere in mano un prodotto che sia quanto più di qualità elevata, che sia un prodotto di alta fattura e di eccellenza, perché se partiamo dall'inizio e siamo piccoli e sconosciuti e abbiamo anche un prodotto di scarsa qualità, il mercato ovviamente non riusciremo mai a scalarlo. Per cui per scalare il mercato, soprattutto all'inizio, dobbiamo avere tra le mani quantomeno un prodotto di eccellenza. Questo è fondamentale, altrimenti non si va da nessuna parte. Ovviamente la qualità del prodotto dovrà essere certificata, quantomeno, passatemi il termine, da eventuali feedback che dovete cominciare ad avere in mano da parte di chi prova il prodotto per la prima volta. Quindi come terzo passo dobbiamo riuscire a questo punto ad poter portare il prodotto ai primi tra virgolette tester, che ovviamente dovranno darci dei feedback positivi. Prima di pensare ovviamente di arrivare con il nostro prodotto a tutto il mondo della possibile clientela là fuori, cosa praticamente impossibile all'inizio, il passo da compiere quindi come terzo step
è proprio quello di prendere parenti, amici, conoscenti vari, mettergli in mano il nostro prodotto, farlo testare come si deve e ricevere subito i primi feedback, perché solo con i primi feedback in mano che certificano la bontà appunto del nostro prodotto possiamo cominciare ad approcciarci al mercato in maniera seria ed importante. Senza i primi feedback che certificano che il nostro prodotto può valere, purtroppo non possiamo andare avanti. Quindi il passo da fare ora sarà proprio quello di arrivare in maniera diretta al cliente finale, al quale possiamo raccontare del nostro prodotto e della nostra storia, e il cliente finale, in questo caso raggiunto in maniera diretta, anche il semplice amico, potrà cominciare subito a dire se il nostro prodotto è valido o meno. Quindi, e rimango sempre in questo punto, all'inizio, prima di concentrarsi magari su tutto quello che può essere l'online o quant'altro, cominciate a prendere il vostro prodotto e portatelo in giro nelle varie magari anche manifestazioni che possono crearsi, come fiere, sagre di paese, manifestazioni varie, insomma luoghi in cui possiamo incontrare o potete incontrare il cliente finale in maniera diretta, perché al cliente finale in maniera diretta potete raccontare quello che è il vostro prodotto, ma quello che c'è dietro il vostro prodotto, e quello farà doppiamente da garanzia per la qualità e quindi la vendita finale del prodotto stesso. Se a questo punto siamo riusciti ad arrivare ad una quantità di eventuali clienti finali raggiunti in maniera diretta che hanno certificato il nostro prodotto certifica il nostro brand come immagine, il nostro brand comincia a prendere un pochino di autorità e quindi essere un pochino riconoscibile, almeno in un ambito più o meno ristretto, a questo punto possiamo cominciare di pensare di muoverci in un altro modo. Se siamo arrivati ovviamente in questa fase in cui per quanto riguarda la vendita diretta ce la caviamo bene, abbiamo certificato abbastanza il nostro brand, il nostro prodotto, abbiamo i giusti feedback, come quarto punto ovviamente non rimane quello di approcciarci al mercato indiretto. Come mercato indiretto intendo quello in cui non entriamo direttamente a contatto col cliente finale, ma lo dobbiamo raggiungere tramite determinati step che poi sono quelli ovviamente dell'eventuale vendita o conoscenza del nostro brand online. Quando ci approcceremo quindi al mercato indiretto, ovviamente nessuno ci conoscerà all'inizio, nessuno si fiderà di noi e verremo completamente snobbati da tutti i lati. Per cui in questa fase e in questo frangente, e lo ripeterò fino allo sfinimento, avere un brand riconoscibile come immagine personale che certifichi tutto ciò che facciamo, tutta quella che è la nostra missione, è molto importante, perché ovviamente qui la concorrenza sarà ancora più elevata e chi si imbatterà in noi per la prima volta, ovviamente non conoscendoci, non avendo alcuna fiducia in noi, ovviamente non si soffermerà mai ad acquistare a scatola chiusa l'eventuale nostro prodotto. Per cui in questa fase del mercato indiretto la prima cosa da fare bene è curare molto bene appunto la nostra immagine personale e di brand. Per cui in questo quarto punto all'inizio, prima di poter vendere in maniera rapida un prodotto, il passo da compiere è quello di curare bene la nostra immagine, quindi lavorare bene con determinate piattaforme, in questo caso social e l'eventuale sito o quant'altro, per far emergere molto bene la nostra immagine che dia garanzia di prodotto finale. Come trattare i social, come muoversi all'interno di questo mondo tra virgolette indiretto, lo vedremo in maniera più scandagliata in altri video. Adesso ci tenevo appunto a dire come questo quarto punto, che poi è il finale di questo video, sia molto importante in questa fase appunto creare basi solide per quel che riguarda la nostra immagine e di come possiamo essere percepiti all'interno di questo mercato in cui la concorrenza è tanta, è spietata, è molto inflazionata, per cui solo creando una buona immagine, lasciando da parte totalmente il prodotto che abbiamo in mano, che può essere quanto più di buono possibile, ma ahimè totalmente sconosciuto,
se non abbiamo alle spalle una buona immagine di persona autorevole che può parlare di quel prodotto che presenta, ovviamente non andremo da nessuna parte. Quindi in questo quarto punto, in questa quarta fase, mi raccomando, se siete arrivati qui per la prima volta, cosa da fare molto bene è far emergere quella che è la storia e la visione della vostra azienda, tralasciando la vendita del prodotto, ma buttando bene le basi per il futuro della vendita del vostro prodotto, appunto certificata da quella che è la vostra vision e missione aziendale. Anche in questo caso, come abbiamo visto, è stato un video molto semplice, poco al di dentro del tutto, ma che segue anche esso dei piccoli step da compiere per cominciarsi a muovere se abbiamo all'inizio un prodotto tutto nostro da dover posizionare sul mercato. I prossimi video entreranno più nello specifico per quanto riguarda ovviamente la vendita nella maniera indiretta. Se questo video ti è stato utile, ti è piaciuto o ovviamente vuoi conoscere quelli che sono i prossimi movimenti e step da compiere, iscriviti al canale e lasciaci un like, perché ovviamente ci aiuti a crescere su questa piattaforma. Io vi saluto e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!